Salve a tutti, membri di Pokémon Ita, io sono Emonet e in questo nuovo video analizzeremo la versione competitiva di Pokémon Duel, che è questa applicazione a tema Pokémon che sta spopolando in tutto il mondo, tranne che in Italia, dove non è ancora arrivata. Ovviamente noi non siamo gli unici a non poter usufruire di tale applicazione, però diciamo che è un peccato poiché siamo costretti a scaricarla da internet, in versione APK americano e ad installarlo sul telefono, ma senza che esso sia garantito da Play Store o da iTunes. Allora, qui oggi andremo a visionare un po' i Pokémon delle tier più alte, divisi in base alle loro potenzialità. Infatti abbiamo i corridori veloci, che sono quelli che hanno tre spazi per muoversi. Gli attaccanti, che in genere hanno due spazi, quelli con uno praticamente non vengono mai usati, e anche i difensori. Innanzitutto vi consiglio subito questo sito che è rankedboost.com, qui c'è il link, comunque ve lo lascerò anche in descrizione nel caso aveste voglia di darci un'occhiata per conto vostro. Diciamo che vi parlerò dei Pokémon che secondo me sono più forti in questo gioco. Ovviamente mi limiterò alle EX perché i Pokémon rari e comuni, non comuni, forti, sono veramente pochi. Per esempio qua abbiamo un Pokémon abbastanza inusuale che è lo Shuppet. Voi vi chiederete cosa ci fa Shuppet tra i Pokémon più utilizzati. Ebbene sì, Shuppet è OP perché è vero che fa solo 10 o 20 di danno con la sua unica mossa d'attacco. Però ha Fuoco Fatuo, che è una mossa di stato con doppia stella e quindi innanzitutto supera le mosse viola con una stella e le mosse normali. E soprattutto ha, oltre la possibilità di fare tre passi, anche la possibilità di oltrepassare gli avversari senza combatterli. Che questa abilità è chiamata Intrapasso. Non so se l'abbia anche Golbat, ci controlliamo subito. In teoria nel gioco ha Intrapasso come anche Crobat, ma qua non saprei. Vediamo un po'. Abilità, abilità, abilità. Non mi sembra per nulla OP. Non mi sembra per nulla OP. Ah, confusione. Che tra l'altro ha priorità 3, buono. Cioè, priorità, vabbè, una mossa di stato a 3 stelle, buono. No, non ha abilità speciali. Perfetto, niente Intrapasso per lui. Allora niente, è solo Shuppet adesso. Vi dirò subito quali sono i Pokémon che mi hanno più colpito. Intanto potete guardare. Ah, Will-O-Wisp ha solo una stella, vabbè. Poco importa, tanto sto coso qua può superare le barriere, quindi veramente è OP. Allora, i Pokémon più forti sono innanzitutto Latios e Latias, cioè i Latwins. Ve li aprirò un attimo. Perché non... Ah, eccolo qua, Latias. Greninja, assolutamente Pokémon molto forte. Andremo ad analizzare anche un po' Rayquaza. Lugia è qua. Vabbè, S tier perché Lugia è troppo forte. Vabbè, partiamo subito dai Latwins, ossia Latios e Latias, che hanno mosse in grado di fare molto danno. In più hanno possibilità di movimento molto ampia, ossia 3, che è il massimo. E Latios ha una buona possibilità di schivare, mentre Latias ha una buona possibilità di fare mosse di stato. Ha priorità 2, tra l'altro. L'unica pecca di questi due Pokémon è quella che una volta sconfitti in battaglia vengono eliminati dal gioco. Non li potrete mettere in panchina e non li potrete più utilizzare. Ma in teoria questa non è neanche una pecca tanto grande perché a livelli alti, quando si gioca a Pokémon Duel, difficilmente si riesce a stallare l'avversario e a riutilizzare i Pokémon che sono andati in banchina. Quindi è diciamo un'arma un po' a doppio taglio perché ha i suoi lati positivi ma anche i suoi aspetti negativi. Niente da dire, fa dei danni veramente alti se l'avversario vi cerca di bloccare. Probabilmente si prende un Luster Purge o una bella Mist Ball, che tra l'altro dovrebbe essere Foschisfera e Abbagliante, se non sbaglio in italiano. Ora non so bene i nomi di queste due mosse perché non sono tanto utilizzate nel mondo Pokémon, ma vabbè.
Comunque, in generale, riescono a prendere la torre dell'avversario, chiamiamola così, molto velocemente. La torre, vabbè, la base centrale dell'avversario, molto velocemente. Poi abbiamo Greninja, un altro Pokémon molto veloce, che ha una mossa di priorità che fa 20 di danno e in più permette di respinare finché esce Water Shuriken. Questa mossa è molto forte, poiché combinata ad abilità come quella di Menafi, che potenzia di 20 i Pokémon acqua e quella di Veltal, che potenzia di 10 i Pokémon buio, è veramente molto utile. Innanzitutto un deck molto forte è sicuramente quello con 3 Menafi, 2 Greninja e un Blastoise. Blastoise sta a difendere, i due Greninja attaccano con ste mosse incredibili e i Menafi pompano semplicemente l'attacco. Con 3 Menafi in campo contate che solo una rollata di Water Shuriken fa 80 di danno e in più permette di respinnare. Quindi è veramente un Pokémon che è supportato benissimo, diventa molto forte. Menafi è solamente di supporto, non fa alcun tipo di danno e consiglierei di tenerlo in difesa, giusto nel caso abbiate bisogno di uno scudo. Rayquaza è un Pokémon molto forte, sicuramente per la sua mossa extra rapido che ha innanzitutto batte qualsiasi prioritaria, cioè qualsiasi mossa di stato, poiché è una mossa colorata di giallo. Ha inoltre anche una mossa viola priorità 3 e inoltre extra rapido fa 120 di danno, quindi è inoltre in grado di superare praticamente qualsiasi mossa normale, tranne contatore che invece manderà a KO il Pokémon avversario. Tra l'altro Pokémon da non sottovalutare è Wobbuffet perché con contatore può dare veramente fastidio. Se si piazzasse in difesa, l'unico modo che avreste per batterlo è o puntare sulla fortuna e magari utilizzare un Lucario con una forza sfera che possa mandarlo in panchina senza combattere, oppure niente, Wobbuffet va assolutamente temuto. E quindi Rayquaza, uno dei Pokémon più forti, peccato per il suo tifone che ha 50 di potenza, peccato per la sua alta possibilità di miss, ma se lo avete io vi consiglio di livellare assolutamente extra rapido, ma mi sembra che non abbiate bisogno di consigli perché si vede subito che è una mossa fortissima. Lugia è un Pokémon che ho trovato recentemente e col quale mi sto trovando molto bene. La sua principale particolarità è quella di avere Tifone, ossia Hurricane, che è una mossa viola a priorità 3, quindi batte praticamente qualsiasi mossa di stato, che manda direttamente in panchina il Pokémon con cui sta combattendo. Quindi è utile per fare piazza pulita nel caso ci sia un Pokémon avversario che vi dia fastidio sul terreno e che abbiate bisogno di togliere. Altro Pokémon col quale mi trovo bene è Genesect, che in difesa è veramente molto forte perché ha anche lui una mossa con 3 stelle di priorità viola, ossia Technocharge, che permette di potenziare di 50 la mossa successiva e permetterà quindi alla mossa Technoblast di arrivare a 100 di potenza. Inoltre ha una discreta possibilità di schivare, una discreta possibilità di mancare e in più ha 3 MP di movimento e quindi anche lui Pokémon molto veloce che può subito andare a bloccare le basi dell'avversario. Innanzitutto una strategia che io consiglio di fare è utilizzare i Pokémon veloci, per esempio come Genesect o anche Glaceon che ha una buona probabilità di schivare gli attacchi e metterli direttamente dove l'avversario posiziona i Pokémon, bloccare così l'entrata di nuovi Pokémon e iniziare a fargli fuori con le retrovie quelli che sono già in campo. Io con questa strategia contro la CPU mi trovo benissimo. E sono arrivato più o meno al quarto hotel, dovrei avere 3 medaglie, credo, se non sbaglio. Molto buona. Qua mi indica un sacco di TRS. Ovviamente, se volete potete fare una ricerca approfondita per conto vostro. Io ora non ho il tempo di analizzarli tutti uno per uno. Però diciamo che potrei parlarvi. Ecco, anche Venusaur è un Pokémon tier A. Però secondo me non è per niente da sottovalutare perché ha Sleep Powder innanzitutto con una stella che può sempre rivelarsi utile e ha un Solar Raggio che ha 130 di potenza
E consuma tra l'altro 32 slot. Forse l'unica pecca è questo miss che secondo me non è 8. Assolutamente, è troppo largo per essere 8. Effettivamente è una possibilità un po' troppo larga. Però come Pokémon potrebbe starci. Ovviamente altri Pokémon forti possono essere Delphox. E io volevo farvi vedere i Veltal, visto che è consigliato come Pokémon più forte del... Ah, eccoli qua. I Pokémon supporto, ecco qua i Veltal. E anche Xerneas. Xerneas forte, ma non così tanto come il suo compare. Ha Geomancy, quindi gli permette di rispinnare e ottenere direttamente un bonus di 50. Comunque viene considerata una mossa bianca, come se fosse una danza spada. E porta il Moonblast direttamente a potenza 120. Poi anche un Fairy Mist, che è una mossa viola con priorità 2, che è molto buona. I Veltal invece è OP, perché la sua unica mossa offensiva ha 100 di potenza, prima di tutto. Poi ha due priorità, cioè due mosse di stato, una con priorità 3 e una con priorità 2. Dark Mist dà a tutti i Pokémon di tipo buio un boost di 10, quindi se voi avete nel team 3 Veltal, perché non credo se ne possano giocare di meno in un team, cioè in una squadra fatta apposta, mi sembra che la decklist consigliata sia 3 Veltal, 3 Weavile, da 10 a ogni Pokémon, fate voi. Più che altro Weavile credo per l'utilizzo di Jealous Cage in grado di distruggere i Pokémon con priorità. Credo che sia questa la particolarità di Weavile, ma non ne sono troppo sicuro. Potremmo anche andare a cercarlo. Ecco, intanto potete vedere i Pokémon di TRS più utilizzati qua, che sono Gardevoir, Yveltal e Lugia, appunto. Gardevoir non ho idea del perché. Ah, ok, Gardevoir blocca le abilità dei Pokémon avversari, molto utile. Per esempio, se affrontate un Menafy, lui credo possa bloccare la sua abilità di potenziare le mosse con 20 di potenza. Oppure no, forse no. Mi sa che blocca solamente le abilità dei Pokémon che possono sorpassarlo, come appunto lo Shuppet di cui parlavamo prima. Qua abbiamo un po' di Pokémon di supporto. Io vi volevo far vedere Weavile, che non è in B tier. Però viene consigliato appunto in combo con quelli Veltal, ha Ice Shard che ha potenza 20, immaginate pompato a dismisura da un sacco di Veltal, secondo me può rivelarsi veramente molto utile. Qua invece avete una selezione dei Pokémon migliori per tier, ossia quelli più usati. Qua abbiamo gli S, poi scendiamo, troviamo gli A. Poi troviamo i B, poi troviamo i C e così via. Lucario è un altro Pokémon che mi sta piacendo molto. Ha Metal Claw che ha potenza 70 ed è banalmente una mossa mediocre, come lo è tra l'altro anche Moonblast, ma che può far fuori i Pokémon con mosse con potenza minore. E in più ha Aura Sphere che manda KO l'avversario indipendentemente dalla mossa che ha scelto, cioè che gli è capitata. A meno che non sia una mossa viola o gialla. In più ha anche una buona possibilità di schivare e quindi tutto sommato si rivela un buon Pokémon. Come vedete sto editando questo pezzo in post-produzione, infatti qui potete vedere il montaggio del video. E niente, mi sono dimenticato sostanzialmente di inserire in questa top, diciamo, Moltres, Zapdos e Articuno. È vero che sono tre Pokémon, che hanno solo due di mobilità. Però hanno il potere, proprio come Shuppet, di sorpassare qualsiasi tipo di Pokémon, sia i propri che gli avversari, grazie appunto a questa particolarità che è Soar. E in questo caso Moltres fa molto danno con Crashing Flames, e in più ha un Flame Charge che è una mossa stato doppia stella molto buona. Zapdos, se riesco a trovarlo, secondo me è il più forte poiché ha anche una priorità da 100. Ora, anche senza spiegarvelo, potrete ben capire che
una bella possibilità di tirar fuori una mossa gialla con 100 di potenza, quindi addirittura superiore a Rayquaza. È vero che Rayquaza ha 120, però lui ha solo 1 di mobilità e quindi risulta un po' meno forte in quanto non può chiudere velocemente la partita. Invece Zapdos, appunto, perché può volare sopra gli avversari e quindi praticamente prendere facilmente la base avversaria e soprattutto far molti danni, lo considero un Pokémon veramente forte ed è probabilmente quello che prenderò una volta arrivati a 4000 crediti, non so come si chiamino, gem, no, le gemme sono quelle rosse, vabbè, i crediti azzurri per capirci. Articuno secondo me è quello un po' più debole, ora ve lo faccio, vi faccio vedere anche lui. Però sicuramente è reso forte dall'abilità che questi tre uccelli hanno in comune. Ha un po' più di possibilità di schivare. Spara mosse da 90 e 70, quindi tutto sommato niente male. E vabbè, vi lascio con il continuo del video. E niente, non mi vengono in mente altre cose. Tra non molto inizierò anche un po' di gameplay su questo gioco che mi sta piacendo tantissimo. In rank sono a 1640 più o meno attualmente. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto ditemi la vostra squadra, chiedetemi consigli. Non sono un grandissimo esperto, però diciamo che pian piano me la sto iniziando a cavare. E niente, noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.